Dopo una riunione d'emergenza del Consiglio di Difesa terminata in piena notte, il governo francese annuncia l'avvio di una serie di operazioni di polizia contro gli autori di una 80ina di messaggi diffusi sui social a sostegno dell'autore della decapitazione del professore Samuel Paty. Secondo il ministro dell'Interno, Darmanin, nei confronti del docente che aveva discusso in classe delle caricature di Maometto pubblicate in passato da Charlie Hebdo, era stata lanciata una fatwa, poi raccolta da uno studente ceceno di 18 anni, finito in manette assieme ad alcuni familiari. Intanto, nella giornata di domenica, si sono svolte in molte città manifestazioni in omaggio al professore ucciso. Da Parigi a Marsiglia, da Bordeaux a Lille, decine di migliaia di persone hanno ricordato il docente, colpevole solo di fare il suo lavoro. Le autorità, dal canto loro, puntano a colpire i gruppi del fondamentalismo islamico che fanno propaganda all'odio e alla violenza, dopo che lo stesso presidente Emmanuel Macron, in un discorso dopo l'omicidio, aveva promesso di non far dormire sonni tranquilli ai musulmani radicalizzati, riferendosi agli autori dei messaggi di giubilo postati dopo l'uccisione del professore.